Mi trovo a Sessa Cilento, provincia di Salerno, presso Palazzo Coppola, Valle Cilento, in occasione della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al professor Antonio Ascierto, direttore dell'unità di oncologia, melanoma e immunoterapia dell'Istituto Tumore Fondazione Pascale di Napoli, al dottor Attilio Antonio Montano Bianchi, direttore generale dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli, e al professor Gerardo Botti, direttore scientifico dell'Istituto sempre nazionale Fondazione Pascale di Napoli. Questa è una sera speciale per il comune di Sessa Cilento, perché abbiamo avuto l'onore e il piacere di conferire la cittadinanza onoraria a tre illustri professori conosciuti oramai in tutto il mondo, che non c'è bisogno di presentazione e che grazie al nostro concittadino, il professore Gerardo Botti, ha fatto sì che ci fosse una vicinanza anche da parte loro, soprattutto in questi momenti difficili in cui anche il mio territorio, il comune di Sessa Cilento, ha sofferto e ha sofferto tanto. Ringraziamo sicuramente il Consiglio Comunale e tutta la cittadinanza che ci ha voluto fregiare di questa importante carica di cittadino onorario. È giusto a sottolineare di fatto non solo il lavoro svolto da noi per tutti, ma in particolare a questo feeling che si è creato con la popolazione di tutto il Cilento. Noi lavoriamo con un grande senso di squadra, di unanimità, guardando soprattutto alle esigenze del territorio. Quindi, a parte i nostri risultati che sono sotto gli occhi di tutti, che riguardano la ricerca clinica e la ricerca preclinica, è già da qualche anno che siamo molto attenti alle esigenze del territorio e quindi con iniziative che servono a fare in modo che la prevenzione delle neoplasie entri nella cultura generale di tutti i cittadini. Beh, diciamo che per un cilentano innamorato di questa terra, figlio di questa terra, ricevere una cittadinanza onoraria nel Cilento è sicuramente un'emozione molto forte, della quale ringrazio il sindaco e tutti quelli che ci hanno pensato. Ed è anche un po' ci aiuta nella battaglia quotidiana che noi abbiamo sia contro il cancro sia contro il Covid, perché siamo stati su due fronti e devo dire il Pascale in questo periodo non si è mai fermato e questo per noi è veramente una sensazione di orgoglio forte che serate come queste suggellano. Ma sono delle emozioni forti, anche perché io sono nato nel Sannio Beneventano e tra l'altro i miei direttori, il direttore Bianchi e il direttore Botti, mi hanno sempre preso in giro dicendo che bisognava iniziare un processo di cilentizzazione. E adesso voglio dire, posso dire di essere cittadino onorario di Sessa Cilento, quindi di parte di questa terra che ha avuto molto affetto nei miei confronti. Professore, c'è tanto scetticismo ancora oggi sugli studi, appunto, che su ciò che lei sta svolgendo da tempo, appunto, nella battaglia contro il coronavirus. Questo trattamento è un trattamento che deve essere utilizzato in un momento particolare. Quando inizia la tempesta, l'abbiamo visto, funziona nei pazienti non intubati, nei pazienti dove inizia la tempesta citochinica, lo si vede attraverso un prelievo di sangue dove si innalzano determinati valori nel sangue. In quel momento il farmaco permette anche un recupero molto veloce. Né prima, quando non c'è ancora la tempesta, né dopo, quando probabilmente già si sono innescati dei meccanismi tali per cui il farmaco non riesce a recuperare la situazione.